like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Allora, come avete potuto vedere dalle immagini che vi ho mostrato prima fatte dall'Action Cam, siamo in quel di Santorini, stiamo prendendo la funivia per salire su alla città di Fira, dove noleggeremo un buggy probabilmente, e quindi niente, adesso vi lasciamo le immagini della funivia, che saliamo e ci vediamo su. L'assinello ha anche il cappellino greco. Comunque ragazzi, siamo arrivati nella bellissima piazza di Fira, nell'isola di Santa Irene, come qualcuno la chiama, quindi a Santorini. E questa, vi lasciamo le immagini della bellissima piazzetta di Fira. E adesso andiamo a noleggiare il buggy, che sono 27 minuti a piedi. Pronti? Io, perché ragazzi, se abbiamo fatto già 27 minuti di camminata, dobbiamo arrivare alla terra promessa, che è il Lidl, per arrivare a prendere il buggy. Andiamo. 5 minutes later. Eccoci qua, belli miei. Allora, siamo riusciti a noleggiare il buggy dopo che ci hanno dato 70.000 spiegazioni. Abbiamo messo anche benzina, ovviamente. E adesso andiamo per la nostra prima tappa, che è a Crotiri, e vi facciamo vedere che cos'è. Andiamo. Ma siamo riusciti ad entrare ad Acrotiri, o come si chiama. Questa qua è la città antica di Acrotiri, è una bellezza senza parole, considerando che
sono tutti resti dove sopra hanno piazzato delle balaustre per tenere al coperto e evitare che gli agenti atmosferici rovinino queste meraviglie. Adesso vi lasciamo le immagini di questo bellissimo posto e andiamo ad esplorarlo insieme. Agrodiri viene anche chiamata la Pompei dell'Egeo, avendo subito lo stesso destino di Pompei a causa di un'eruzione vulcanica. In antichità, Agrodiri era una città tattica, uno dei principali nodi commerciali dell'Egeo, di cui i punti di forza erano agricoltura e pesca, e molti affari venivano condotti all'interno di negozi e stanze di cui stiamo vedendo i resti. Anche gli strumenti del commercio, come vasi ed anfore, hanno conservato al proprio interno rimanenze di grani e legumi, ritrovati successivamente dagli archeologi. La straordinaria conservazione dei reperti ha permesso agli esperti la realizzazione di queste ricostruzioni in 3D. Bene, conclusa la passeggiata storica di circa 2 orette per l'antica città di Agrodiri, adesso ci dirigiamo verso nuovi orizzonti dell'isola di Santorini. Ma prima facciamo un pit stop panoramico. Proseguiamo verso la nostra prossima destinazione, Oia, ma con questo caldo speriamo di fare una sosta rigenerante in qualche spiaggetta carina lungo la strada. Ragazzuoli miei, sulla strada per Oia, o Ie, come la chiamano qui perché io non ci capisco nulla, abbiamo trovato questo bellissimo posto, questo bellissimo spot di mare. Qui adesso ci andremo a fare un bellissimo bagno di relax, prima di arrivare a Oia a fare l'ultima tappa prima di rimbarcarci. Con questa emozionante messa alle nostre spalle, vi diamo il benvenuto nella città di Oia. Siamo nella punta dell'isola di Santorini e niente, vediamo semplicemente com'è questa città. In moltissimi vengono ad Oia per godersi gli splendidi colori del tramonto ed osservare l'isola di Tirasia o Tirasia proprio di fronte. Abbiamo anche scoperto che i caratteristici mulini greci si presentano anche a Santorini e non soltanto a Mykonos, che rendono famosissima l'isola. Ah, piccolo spoiler, anche Mykonos fa parte delle nostre tappe di viaggio. Beh, che dirvi, a questo punto abbiamo fame. E in direzione del ristorante abbiamo trovato del traffico. Bellissimi ragazzuoli, noi abbiamo posato il buggy e siamo venuti in questo bellissimo ristorantino a mangiare una moussaka insieme ad un gyros maiale e con una bellissima birretta. Io vi dico grazie di averci seguito e vi dico che ci vediamo domani al porto di Efeso per un'altra incredibile avventura. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e seguimi.